Bettarini attacca naufraghi e inviato dell'Isola dei Famosi, De Martino sorrida di più. In foto, credits, foto De Martino, frezza la fata, IPA. È passato un anno da quando Stefano Bettarini sbarcava in Honduras in qualità di inviato all'Isola dei Famosi. A distanza di 12 mesi, il suo posto è stato preso da un altro Stefano, si tratta di De Martino, che ha lasciato momentaneamente la danza e Amici per un nuovo ruolo in TV. L'ex calciatore commenta su Sky la nuova edizione del reality, lanciando una frecciatina proprio a colui che l'ha sostituito, ma anche a molti dei naufraghi. In particolare, secondo Bettarini, l'ex marito di Belen dovrebbe farsi coinvolgere di più nel clima del gioco e cambiare l'abbigliamento. Conosco le difficoltà che sta affrontando. Un consiglio, più sorrisi, spontaneità e coinvolgimento. Da rivedere completamente l'outfit. Bettarini promuove i tronisti Monte e Rosa per Rotta. Dopo la prima puntata, Bettarini dà comunque la sufficienza a Stefano De Martino, così come ai due opinionisti Mara Vende e Daniele Bossari. Promossa con un 8 la conduttrice Alessia Marcuzzi, ha guidato in un mare in tempesta alla grande, mentre, per quanto riguarda invece i singoli naufraghi, il voto più alto un 7 spetta a Francesco Monte, il migliore fisicamente e per personalità. Molto efficace la difesa a Ferri. Motivato. Il Betta dimostra di apprezzare gli ex protagonisti del Trono di Uomini e Donne, perché ci complimenta anche con Rosa Perrotta, che sembra addirittura mettere tra i favoriti alla vittoria, perfetta concorrente di un reality, da giocatrice a uno scacchiere in testa. Rosa è stata non a caso protagonista di uno dei primi scontri, con Nadia Rinaldi. Anche la fashion blogger Chiara Nasti potrebbe ritare fuori gli artigli, la ragazzina ha carattere da vendere, vedrete, afferma l'ex inviato, che invece definisce a Maurice Perez un gigante buono che deve però aprire gli occhi. Contro Alessia Mancini, Giuca Scasella e Francesca Cipriani. Bettarini non risparmia neppure critiche e giudizi negativi. Anzi, da esperto delle dinamiche dell'isola, ne ha un po' per tutti, da Paola Di Benedetto tutto da dimostrare, a Filippo Nardi, arrugginito e fuori fase, da Craig Warwick, l'uomo dalle mille visioni, troppe, a Jonathan Cashanian, la brutta copia di Cristiano Malgioglio. In particolare, è durissimo con Gaspare, battute infelici e astio eccessivo, e Giuca Scasella pesantissimo, noioso e fuori tempo. Ritarda il programma, mentre Alessia Mancini, che ha già litigato con Cecilia Capriotti, promette di essere uno dei concorrenti più discussi, si candida al ruolo di maestrina o forse di gatta morta e. Se il pubblico appare diviso sulla veridicità dei malori e degli attacchi di panico di Francesca Cipriani, Bettarini la definisce senza se e senza ma la fotocopia di Paola Caruso, un film già visto. Infine, su Franco Terlizzi, altro che sconosciuto, sono l'unico che non lo conosce. Cosa ha voluto dire? Semplice. Terlizzi è un personal trainer che lavora con moltissimi personaggi del mondo dello spettacolo.